Oggi in conferenza stampa erano presenti Giancarlo Della Pelle e Roberto Junior Silveri del nuovo gruppo Insieme per l'Aquila, un gruppo che ha fatto discutere, ha creato vari dubbi, insomma c'è in particolare un nodo da sciogliere, Guido Liris. Guido Liris resta in Forza Italia, Guido Liris passa in Fratelli d'Italia, come qualcuno ha detto, o in Insieme per l'Aquila, che è un gruppo di cui si dice appunto che lei sia stato un po' anche il regista insieme al sindaco? Ma due risposte innanzitutto. Innanzitutto il gruppo che è nato. Il gruppo che è nato, che è Insieme per l'Aquila, i gruppi non nascono casualmente, i gruppi nascono in questo caso e parliamo di gruppi che, consiliari che sono espressione di comunità umane che da 9 anni combattono sul fronte, tengono alta una bandiera e hanno dato dimostrazioni in lungo e largo di capacità, di efficienza. Ricordo soltanto gli ultimi 2 appuntamenti elettorali, quello delle amministrative che hanno portato alla nostra vittoria come primo partito, e ricordo anche di essere con orgoglio come questo gruppo sia stato anche fautore del risultato, quasi 20% delle politiche, un risultato che quindi parla da sé e dà anche una dimostrazione del fatto di come, essendosi mosso bene sul territorio, ha avuto anche un feedback positivo da parte dell'elettorato, della popolazione, quindi dando delle risposte poi abbiamo anche un risultato positivo a livello politico elettorale. Non vi sfuggirà il fatto che questo tipo di attività, ieri abbiamo fatto un comunicato stampa sull'allargamento di punti luce per un totale di 100.000 euro per illuminare zone della città che sono frutto della nuova urbanizzazione del post sisma. Oggi diamo una risposta per quanto riguarda una scuola che aveva dato studi di vulnerabilità zero. Queste sono le risposte in ambito amministrativo che dà questo gruppo alle risposte alle quali, secondo le quali e per le quali veniamo giudicati. Noi ci impegniamo da questo punto di vista e lo facciamo quotidianamente, ma nel rispetto di quello che ci è stato chiesto dai nostri elettori, di quello che ci viene richiesto dalla nostra città, quello che ci viene richiesto al territorio, dalle esigenze che ci vengono dettate soltanto dal nostro territorio. Poi l'interlocuzione politica ci mancherebbe, è costante e continua, ma non deve essere una condizio sine qua non per poter agire a livello amministrativo. Quello che io prego anche voi come organi di stampa, che siete preziosi da questo punto di vista, va riportato, perché ne vale anche della dignità politica e personale dei soggetti fisici che vengono chiamati in causa, è che non esistono i burattinai, non esistono persone che sono registe e persone che subiscono le scelte, non esistono consiglieri che vengono strumentalizzati o presi in giro, ci sono dei consiglieri che hanno una preparazione sia politica che amministrativa tale per cui si sentono poi capaci di prendere autonomamente delle scelte, autonomamente delle convinzioni, maturano delle convinzioni che poi mettono a disposizione della comunità, del gruppo, se ne discute, ne possono parlare con me assolutamente, perché in questo caso ho un ruolo apicale nell'ambito di questa comunità umana, ma non è detto. L'hanno fatto, le hanno chiesto un consiglio anche, no, prima di fare questo passo. Ma noi parliamo quotidianamente, per chi conosce la vita politica, amministrativa di questo gruppo, ma anche della nostra della comunità umana che ha espresso questo gruppo, c'è un'interlocuzione costante, c'è un'interlocuzione sulle varie problematiche, i consiglieri comunali con me si sentono più volte al giorno, e non può che essere così, perché non posso che essere io il riferimento in termini politici e amministrativi nel momento in cui ho un ruolo apicale che abbiamo conquistato tutti quanti insieme 1 anno e mezzo fa. La figura del sindaco è stata una figura assolutamente che non ha recitato alcun ruolo per quanto riguarda questo gruppo politico, tant'è vero che, ripeto, quando poi in maniera semplicistica si parla di registi o di burattinai, c'è anche un risentimento in termini di dignità politica e umana di consiglieri che quotidianamente si alzano e fanno del bene per il loro territorio. Poi, quando non vedono che c'è un'interlocuzione, possono prendersela con me, se la possono prendere con altre persone, lo fanno anche a brutto muso, ma lo fanno in un tipo di clima e di collaborazione in cui tutti ci riconosciamo la buona fede
reciproca. Questo è quello che abbiamo sempre voluto, richiesto e tra virgolette preteso rispetto a interlocutori che sono diversi da quelli del nostro territorio. Senza voler essere autoreferenziali, senza voler essere, cioè non c'è l'autonomia, una battaglia di autonomia, ma è evidente che le dinamiche in un contesto territoriale in primis devono vedere delle scelte delle persone del posto, delle persone indigene che conoscono i vari meccanismi, i meccanismi del Consiglio Comunale, i meccanismi del Consiglio Regionale, i meccanismi di interlocuzione tra partiti, i meccanismi di interlocuzione tra un centrodestra e un centrosinistra, i meccanismi di una città che in questo momento non ha bisogno di polemiche, non ha bisogno di critiche, tant'è vero che la nostra dedizione era tutta portata ed è stata tutta portata nelle ultime settimane, negli ultimi mesi a risposte di tipo amministrativo e non politico, perché i cittadini aquilani non ne avevano assolutamente bisogno di questo tipo di polemiche. Nel momento in cui ci sono state delle incomprensioni, dei traumi importanti, sono nati dei gruppi, è nato un gruppo diverso, ci sono nati dei pensieri differenti, delle volontà differenti e c'è stata un'interlocuzione e anche una decisione molto molto consapevole da parte dei consiglieri, che non lo nego, hanno dettato anche tempi e modi anche rispetto a quelle che sono o che potevano essere mie esigenze o mie volontà, perché poi c'è un momento in cui bisogna guardarsi negli occhi, è come guardarsi negli occhi tra di noi, è come guardarsi allo specchio. Sappiamo tutti perché siamo qui, sappiamo tutti come siamo arrivati qui, sappiamo tutti come abbiamo costruito le liste, sappiamo tutti come abbiamo colto alcuni risultati e sappiamo tutti come è difficile portare avanti un'azione amministrativa, anche di interlocuzione con le altre forze politiche, anche di interlocuzione col sindaco stesso. Pertanto questo tipo di rapporto è stato rivendicato con forza. Questa è un'azione in cui 5 consiglieri rivendicano con forza il loro ruolo, la loro appartenenza e il fatto che il lavoro profuso in questo anno e mezzo non è in vendita all'esterno e neanche nei miei confronti, cioè non è che ne posso disporre a mio piacimento, non è così, ed è però magari mentre in me hanno riconosciuto sempre una persona che potesse ascoltarli e fare sintesi, magari hanno potuto riconoscere in altri atteggiamenti un tipo di indirizzo meno disposto all'ascolto. Quando parla di trauma parla della conferenza stampa, diciamo della discordia con l'onorevole Martino, insomma poi tutto quello che ne è conseguito con il defenestramento dell'assessore Annalisa Di Stefano. Ma anche lì si sono intrecciate varie situazioni in un momento di grossa pressione e di grosse tensioni. Io non ero favorevole a quella conferenza stampa, ma al di là dei contenuti, perché il momento non era quello giusto e i consiglieri non volevano che si facesse questo tipo di conferenza stampa in quel momento, me lo avevano fatto capire e mi avevano chiesto di essere portavoce nei confronti anche dell'onorevole Martino di questo tipo di esigenza. Ma al di là di questo non è certo il problema l'onorevole Martino, con il quale comunque c'è un rapporto umano molto stretto costruito in questi mesi che ci separano dall'elezione che c'è stata a marzo, nella quale lui ha interpretato a suo modo il tipo di compito che gli è stato affidato. Certamente però il tipo di discorso è molto più complesso, riguarda l'interlocuzione con il partito di riferimento e riguarda i vertici di Forza Italia. Ripeto, il problema non è Antonio Martino, la battuta di non rispondergli a telefono è una di quelle situazioni, di quelle caratteristiche che ne denotano le caratteristiche un po' sui generis, un po' sopra le righe, che me lo hanno sempre reso simpatico. Quindi Guido Liris si candiderà pensa di candidarsi alle prossime elezioni regionali? Guarda, chi mi conosce sa bene che quando un gruppo umano si muove ha ambizioni e le ambizioni sono tutte legittime, non sono delle prescrizioni mediche, nessuno lo dico da medico, nessuno ti obbliga a candidarti, ma se la candidatura ha il fine di rappresentare l'esigenza di un territorio e l'esigenza politica anche che viene reclamata dalla base, questo tipo di percorso lo si fa insieme, lo si fa in maniera convinta, ma lo si fa nel rispetto di quelle che sono
ripeto, le esigenze e le richieste che vengono dal territorio stesso, sapendo bene che esistono delle strutture e delle sovrastrutture politiche, ma assolutamente in piena coscienza e conoscenza di quelle che sono le volontà di partenza, sono le caratteristiche di partenza e le volontà di arrivo di un gruppo che deve avere una riconoscibilità, uno spazio, una capacità e un'autonomia decisionale, che, ripeto, non significa andare contro tutte e contro tutti, ma avere una dignità, ecco, forse questo è il termine giusto, politica e personale, che evidentemente, viste le scelte, non sono state riscontrate. Chiudiamo con l'ultima domanda, perché prima in realtà non mi ha risposto direttamente. Guido Liris resta in Forza Italia al momento, insomma? Guido Liris è molto deluso, arrabbiato anche un po' per tante situazioni che non sono andate come dovevano, e nel momento in cui questo tipo di mia presenza all'interno di Forza Italia non ha avuto i riscontri che mi aspettavo, che si aspettavano le persone attorno a me, mi sono posto questa riflessione, ho posto questo problema, ed è una discussione che stiamo facendo quotidianamente con il nostro gruppo su quello che sarà il nostro futuro e quello che dovrà essere il nostro futuro. La risposta che ci siamo dati e ci stiamo dando in questo momento è che non è una nostra urgenza in questo momento, non è un nostro pensiero, anche perché qualcuno ancora dice che non si voterà a febbraio, qualcuno dice che ancora non viene scelto il candidato presidente, qualcuno ancora non ci dice se la formazione delle coalizioni è quella tradizionale, quella che conosciamo, ci saranno nuovi tipi di formazione, ci sta chi parla di appoggi trasversali che vengono dati all'una o all'altra parte. Noi vogliamo prima verificare quelle che sono le carte sul tavolo, carte scoperte, dopodiché non la prenderà Guido Liris la decisione, né altri burattinai, le decisioni verranno prese seduti come sempre, anche alzando la voce se necessario gli uni nei confronti degli altri, ma nel rispetto di una dignità personale e politica che ci ha sempre contraddistinto.